Nei primi 9 mesi del 2018 andati in fumo 26.000 posti di lavoro, meno 5,1% rispetto a un anno fa, con l'abbassamento dei tassi di occupazione di quasi 3 punti percentuali. Un dettaglio ancora più preoccupante è quello che emerge dai dati dell'Associazione di Promozione Sociale Michelangelo Ciancaglini, che parla di 60.000 disoccupati, il doppio rispetto a 10 anni fa, quando iniziò la crisi economica in Abruzzo. Alla luce di una ripresa lenta, più forte per le grandi aziende, meno per le piccole e medie, ad influire paradossalmente anche il decreto dignità introdotto dall'attuale governo, che invece di incentivare il turnover costringe le aziende a non rinnovare i contratti. Probabilmente le imprese, nel momento in cui sono scaduti questi contratti, i contratti non sono stati rinnovati, proprio in funzione di situazioni che sono generate da aspetti che vanno al di là, diciamo, della regione, ma sono aspetti di carattere generale. Credo però che qualche cosa di vero ci sia in merito, perché se il lavoro è precario e il sistema economico non cammina, è incerto, è chiaro che il precariato cessa addirittura e i lavori precari vengono accantonati. A passare poi sull'economia regionale, secondo la CISL, la mancanza da anni di una concreta, visibile e verificabile politica di programmazione e sviluppo strategico complessivo. E tanti bei progetti fatti insieme, come il Masterplan, la Carta di Pescara, il Patto per lo Sviluppo, sono stati elaborati per dare un ampio respiro di crescita e sviluppo a questa regione, ma non sono stati mai messi in atto nel vero senso della parola. Noi diciamo anche che in qualche modo dobbiamo essere reimmessi in quel circuito dei grandi flussi commerciali, dai quali siamo tirati fuori estremamente, sia per quanto riguarda il corridoio baltico-mediterraneo, che ci vede scavalcati. La regione Abruzzo è scavalcata dal corridoio TEN-T che dovrebbe fare la dorsale adriatica. E come pure noi chiediamo che venga presa in considerazione il corridoio che in qualche modo viene dalla penisola iberica, che dovrebbe prendere la rotta del mare per arrivare a Civitavecchia, sboccare sul porto di Ortona e proseguire più nella penisola balcanica.